Buongiorno, siamo con il vice capo della Polizia di Stato, prefetto Luisa Pellizzari, benvenuta. E questo è un evento che vuole ricordare tanti eroi della nostra Repubblica, quindi è un evento, immagino, molto sentito per lei. Ma guardi, lo dicevo prima quando sono salita all'altare della patria e quando sono scesa. Mi emoziono tutte le volte perché sono dei momenti importanti. Io vi ringrazio per aver scelto questa occasione per rinnovare quello che per noi come Polizia di Stato e come Dipartimento della Pubblica Sicurezza è un sentimento della memoria alla quale ispiriamo ogni nostra azione. Quindi è per me un'emozione veramente grande. Vi ringrazio di avermi voluta qui assieme a voi ad emozionarmi con questa bellissima iniziativa che peraltro non ricorda solo i caduti della Polizia di Stato, ma ricorda tutti i caduti in un virtuale abbraccio che ci ha accomunato in anni bui in cui la gente per fare il proprio lavoro rischiava di morire. Perfetto. Come può l'amministrazione onorare il sacrificio di questi eroi, soprattutto per stare vicino al soffio, alle loro famiglie? Ecco, cosa si sta... Ma guardi, noi siamo vicinissime alle famiglie dei nostri caduti in tutti i modi che conosciamo e che ci sono consentiti, umanamente prima di tutto e con tutti gli strumenti che l'amministrazione ha, anche di sostegno economico, ma non solo, anche psicologico. Noi accogliamo le mogli, i figli, i fratelli dei nostri caduti nella nostra casa e li accogliamo veramente con grande piacere, con grande affetto.